Non è vero che non voglio fare quella dichiarazione, però se rispondo all'intervista di Alberto Palladini non faccio altro che smuovere ancora le acque. Lasciamo le cose come stanno. Tra qualche giorno nessuno se ne ricorderà. Tu devi fare quello che ti dico io. Per piacere. Maria, per favore, cerca di non agitarti, lo vedi che poi stai male. Tieni. Io sto male perché tu vuoi fare di testa tua. E non ragioni. Tu devi fare quello che ti dico io. Signor Sebastiano, si calmi. Respira lentamente, bravo, così, così. Bravo. Sono stanco. Portami in camera mia. Voglio mettermi a letto. Va bene, va bene. Ci penso io, adesso basta, è finito il turno da un pezzo, quindi torna a casa. Ci andrei volentieri, però sto aspettando Carla. Sì, mi ha chiamato, ha insistito per vederci e allora le ho detto di venire qui come l'altra volta. In realtà sono più tranquilla se ci sei anche tu. Hai fatto benissimo, quindi a maggior ragione adesso basta con il lavoro. Va bene. Ah, ho saputo che Mariella e Lollo si trasferiranno da Guido. Sì. E come l'ha presa Vittorio? Ma devo dire abbastanza bene. È un po' preoccupato di perdere i suoi spazi, però lo sai, la casa è un po' piccola, quindi... Beh, tu gli puoi sempre offrire asilo politico in terrazza. No, scherzi, per lui la terrazza è off limits. Con quel passato da casinista che ha, si è rovinato. Lui può venire solo di passaggio, un passaggio veloce. Accettare questa situazione. Ho già perso troppo della vostra vita. Non voglio sciupare altro tempo. Vi porto qualcosa? No, grazie Silvia, se ne sta andando. Sì, infatti. Adesso arrivo. Sì, non c'è fretta. Adesso devi mettere Mia al primo posto. Lei sa che esisti, quindi sarà lei a cercarti. Mi dispiace. Tutto così difficile da accettare per me. E why would you see? Guardate, le vacanze sono belle, però anche l'ozio stanca. Verissimo, come andava? Verissimo. Sapete che ho fatto io a Campomarino? Mi sono allenato a un sistema di alternanze dei turni. Poi Cerù, vedo che l'argomento ti interessa, ecco, ci vuoi far capire che stai facendo? Oh, non niente, stavo dando un'occhiata alle previsioni del tempo, stavo. Ora pure su China fanno le previsioni. Scusami, comandante, che abbi pazienza, stavo soltanto dando un'occhiata alla pagina del mio compagno, ma solo due secondi. Bravo Cerruti. Invece il comandante, da professionisti seri, nell'orario di ufficio lavoriamo. E ci facciamo pure i fatti nostri. È vero che tu che ci facciamo i fatti nostri. E ringraziamo San Gennaro che nel giorno della sua festa ha fatto trovare l'anima gemella a Salvatore, eh?
Salvatore, solo un miracolo poteva aiutare. Ho capito, dici ci vogliamo mettere a lavorare seriamente. Andiamo anche a completare quel lavoro nell'archivio. Vado, vado, ti lascio pure a cuore col figlio prodigo. Salvatore, non lo pensare proprio. Quello appunto il miracolo San Gennaro lo deve fare pure per lui. Deve far perdere quella punta di acido che ogni tanto gli viene fuori. Comunque sono contentissimo per te, Mariella mi ha raccontato tutto. Una sola cosa ti voglio chiedere, guarda, divertiti, fai quello che vuoi, però sul lavoro arriva concentrato. Oh, comandante, ma che dici? Certamente. Anche se è difficile mantenere la concentrazione con questo... Non è bellissimo il mio dottor Stranamore? Penso sia veramente preoccupata per me e per Nina. Vabbè, è normale, sa che siete sole, no? Sì, il problema è che insiste, vuole vedere Nina nonostante io le abbia già spiegato che non è il momento. Come fa a non capire che questa per me è una situazione difficilissima? Lo so che ha le migliori intenzioni perché comunque è mio padre, però... Però come può pretendere che dopo tantissimi anni lei torna così? Hai ragione, deve avere pazienza. Mia era piccolissima quando se n'è andata. Quindi è ovvio che è cresciuta con un complesso di abbandono grande quanto una casa. Come darle torto se non vuole incontrarlo? Beh, comunque hai fatto bene a dirle di aspettare. Quando Mia sarà pronta, glielo dirà stesso lei. Comunque sei in gamba. Mia è fortunata ad avere una sorella come te. Scusami. Mia mamma. Pronto, mamma? Ciao Alex. Ma che fine hai fatto? Mi avevi detto che mi avresti chiamato una settimana fa. Hai ragione. È solo che le cose che ti devo dire preferisco non dirtele per telefono. Vediamoci quanto prima. Tu domani mattina puoi? Sì, adesso chiedo. Silvia, è mia mamma. Domani mattina posso andare. Allora sì, in caso mi prendo un permesso. Dimmi dove sei. Falla venire qua. Starete tranquilli e nessuno vi disturberà. Qualcosa? No, 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 sto bene così. Ah, perfetto. Allora andiamo, nel messaggio non mi hai detto dove, ma se vuoi vado a cambiarmi. No, 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 stai benissimo. La questione è che ho bisogno di parlarti. Ah. Senti, a papà, perché per piacere non inizi a fare un po' di spazio nell'armadio, butti tutte quelle cose che nel tempo hai accumulato? Che ora sono inutili, ma quando viene Mariella riempie con le cose di Lollo. Ah, come se io non ci avessi nient'altro da fare, no? Guarda, io mi aspetto grandi cose, dati, mi raccomando, eh. Qui, oh, vado ad aprire io. No, no, non è che ti scomodi, no? Vado io, vado. Sangue, uguale alla madre. Cara Alex, qua al buon vento, come mai da queste parti? Posso? Certo che poi tu qua a casa dei Busarai sembri la benvenuta, specie quando c'è da dare una mano al debosciato, eh? Che dobbiamo fare? Beh, vai, te lo spiega lui, dai. Io andrei, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Vieni qua, fatti stritolare, vieni, vieni, vieni. A proposito, nel frigorifero ci sta una bella mezza parmigiana e ci sono pure dei filetti di petto di pollo. Potete organizzare una scaloppina leggera, se poi non volete, né la parmigiana. La pizza, la pizza. Leggente, leggente. Io vado, arrivederci. Arrivederci. Hai visto? Ma sarà sempre così. Cioè ci rimane stasera e qualche altro spicciolo di tempo. Dobbiamo approfittare, vieni qua. No, Vicky, aspetta, ascolta. Mi ha chiamato Carla e abbiamo discusso. E poi ho parlato anche con mia mamma. Era ora. Sì, finalmente si è resa conto che io e Mia esistiamo. Comunque sto come una pila elettrica. Perché mi ha detto che mi vuole vedere. E mi vuole parlare. Io spero solo che abbia buone notizie perché non ne posso veramente più. Certo, certo, sei stata chiarissima.
Spiegami solo perché vuoi lasciar perdere. No, perché altrimenti devo pensare che fino adesso mi hai preso in giro. Non è così, non l'ho mai pensato. Io provo sul serio qualcosa per te. E allora? Marina, io credo che fino a quando non sarà chiarita la posizione giudiziaria di tuo padre, sia meglio non vederci. E questa bella pensata quando l'hai fatta? Questa notte? No, perché nel messaggio di ieri mi dicevi tutt'altro. Mi dispiace. È evidente che deve essere successo qualcosa che ti ha fatto cambiare idea. Io voglio sapere che cosa. Lascia perdere. Siamo adulti, non rendiamo le cose più difficili. Guarda, non voglio rendere la vita difficile a nessuno e soprattutto non voglio che nessuno complichi la mia. A questo punto non abbiamo altro da dirci.